Orlando tesse la tela, e le teste cadono una dopo l'altra. Nelle foto il segretario del PD Matteo Renzi all'ex Charleston a Mondello, Palermo, insieme a diversi esponenti politici, per presentare il suo libro Avanti, perché l'Italia non si ferma. La tela tessuta da Leo Luca Orlando non ha finora conosciuto smagliature. Fabrizio Micari, che gode della fiducia del sindaco, ha accettato la eventuale nomination alla presidenza della regione, a certe condizioni, alla vigilia dell'incontro di Villani Scemi, promosso da Orlando, per saggiare le volontà, peraltro note, della sinistra, sì, sinistra comune, Arte.1 MDP. Era scontato che il modello Palermo, cui Orlando sembrava affezionato, non sarebbe stato accolto a braccia aperte dalla sinistra e che Villani Scemi avrebbe sepolto ogni apertura verso Angelino Alfano. Ma anche questo passaggio andava consumato. Su Micari si può discutere, hanno detto i rappresentanti del cartello di sinistra, sul resto niente. Il quadro politico, sostanzialmente, non ha subito alcuna evoluzione rispetto alle prime battute, quando l'area del dissenso fece sapere che non avrebbe mai accettato una candidatura DEM, figuriamoci una candidatura moderata del centrodestra o la stessa partecipazione alfaniana nella coalizione. Le condizioni poste dalla sinistra, in definitiva, erano già un muro invalicabile. L'ex minoranza PD persegue un obiettivo preciso, togliere ogni velleità dominante al PD, conferendo in via transitoria, un ruolo centrale a Leo Luca Orlando. L'ex minoranza vuole essere parte, a pieno titolo, dell'alleanza, e quindi ha bisogno di ridurre il peso dei DEM siciliani. La posta in palio è la rappresentanza della nuova sinistra o, come vorrebbe Pisapia, del nuovo centro-sinistra, con un rimescolamento delle carte che emargini il gruppo dirigente renziano. Tutto sarebbe semplice se Orlando non avesse un asse preferenziale con Matteo Renzi e Dario Franceschini, cui deve in qualche misura la nomination di Palermo capitale della cultura. Il nome di Giuseppe Lupo, caro a Orlando e a Franceschini, non è spendibile a causa del veto della sinistra, quello di Micari incontra i mal di pancia del PD renziano, che ritiene di aver elargito doni cospicui a Orlando alle amministrative, adattandosi ad un ruolo di secondo piano. Totò Cardinale ha cercato, con risultati modesti finora, di rompere il circolo vizioso, ricorrendo a Bruno Tabacci nella speranza, vana, di far muovere Pisapia prima delle politiche e persuadere la sinistra. La galla, sospetta qualcuno, è stato bruciato da Cardinale. In realtà il leader di Sicilia Futura non aveva messo in mezzo l'ex rettore, ma fatto i conti alla femminina, fra i civici la galla e il suo bouquet di voti, il plus valore che il centro-sinistra cerca. La tela di Orlando è raffinata. Il sindaco è la sola persona che può chiudere la partita, le sue liste territoriali sono essenziali per portare in assemblea alcuni candidati di Art.1 e Sinistra Comune, soprattutto a Palermo. Se la sinistra perde Orlando, resta fuori da Palazzo dei Normanni. Il modello Palermo, quindi, ha una carta da giocare. Finora la carta è rimasta nel cassetto del sindaco. Per quale ragione? Lo sapremo presto, quando salterà fuori il nome che piace a Orlando. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps?